Benvenuti ragazzi in un nuovo video di Mr. Macintosh e oggi vedremo il download gratuito di Pixelmator 3.1, ovvero l'ultima versione disponibile su Mac App Store a partire dal 23 gennaio 2014. E per chi non conoscesse Pixelmator, andiamo a vedere sull'App Store che cos'è. Intanto anche dalle immagini capiamo subito che è un software alternativo a Photoshop, ovvero il photo editing, e permette anche di aggiungere effetti, scritte, luminosità, nitidezza e molto altro, anche immagini. E anche dalle recensioni vediamo che è un ottimo programma, utile, utilissimo, buono, ma troppo instabile, dipende anche dal computer che uno possiede. Io l'ho già provato e funziona secondo me benissimo. Comunque, noi vediamo anche che è stata la migliore applicazione del Mac App Store del 2011 e l'applicazione dell'anno del 2011. Il prezzo è di 27 euro circa, vi metterò il link in descrizione, almeno se volete vedere le specifiche, ma anche comprarla, potete tranquillamente accederci. Comunque, il download è molto semplice oggi, consiste in scaricare questo zip dal solito link di Dropbox, voi lo scaricate, sono 40 mega, ci metterà un pochino, ma fatto ciò avrete questo DMG. Ci cliccate due volte e si avvierà il file immagine, ISO, eccolo qua, ed eccolo. Copiate semplicemente Pixelmator nella cartella applicazioni e il gioco è fatto. Lasciate fare questi due file perché non ne conosco la provenienza e non so benissimo cosa fanno, quindi ve lo sconsiglio. Fatto ciò potremo avviare il nostro Pixelmator e scegliere un'immagine per poterla modificare. Come vediamo anche dalle informazioni, è la versione 3.1, copyright 2014, quindi è quella versione nuova. Ci sono molti effetti, ci sono gli strumenti a sinistra e i livelli e i browser effetti a destra. Ci sono 138 filtri disponibili e un botto di strumenti. Quindi voi potete modificare la vostra immagine in come ritenete più adeguato. Quindi questa è Pixelmator 3.1, versione nuova di Mac, per i Mac, disponibile. Quindi se questo video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale, se non lo siete già. E soprattutto, ho anche una pagina Facebook dove pubblico aggiornamenti e a volte anche piccoli spoiler sui video, quindi mettete mi piace se avete un account Facebook e se avete consigli per i prossimi video o software e programma che ritenete che possano essere utili, mandatemi un'email o scrivetemi su Facebook. Quindi per questo video è tutto, un saluto da Mr. Macintosh e alla prossima ragazzi!